Per la prima volta la Regione collabora con Formazienda per la formazione, la riconversione dei lavoratori delle piccole e medie imprese. Sì, avevamo detto a inizio di mandato che avremmo cercato di chiudere con tutti i fondi interprofessionali degli accordi per mettere in sinergia le risorse e oggi noi ci impegniamo con 200.000 euro di Fondo Sociale Europeo e le risorse dei fondi che vengono dallo 0,30 dei contributi che l'azienda versa all'INPS per ogni dipendente. È importante con Formazienda capire quali corsi le aziende liguri fanno con i loro fondi, quali siano le modalità attraverso cui facciamo dei bandi unici e quindi differenziare l'offerta formativa ai lavoratori, tutti i lavoratori, soci di cooperative, atipici e quindi non solo dipendenti a tempo indeterminato. La formazione continua è una necessità non solo imposta o suggerita dall'Europa, ma che nasce dall'azione continua del cambiamento delle norme, dalla necessità di aggiornare i sistemi di sicurezza e poi anche di formare sui nuovi strumenti. Penso all'informatica, ma penso anche proprio alla produzione specifica delle nuove apparecchiature. L'elettronica delle automobili ogni 6 mesi, ogni anno cambia e per avere delle aziende che siano in grado di gestire e governare questa manodopera si ha bisogno di formare continuamente le persone. Io spero e penso che sia solo la prima firma di tanti altri accordi con tanti altri fondi interprofessionali. Che forse arriveranno anche dalle province. Ma noi abbiamo i fondi, sono gestiti a livello nazionale, sono stati dal 2007 al 2010 28.000 i lavoratori che hanno utilizzato la formazione continua e questo accordo che noi oggi sigliamo è un accordo che è in sintonia con l'azione di diffusione delle province. La necessità è che le piccole, piccolissime imprese liguri da una parte decidano di aderire a un fondo e poi decidano di perseguire con le risorse dei lavoratori e dell'Europa una continuità di aggiornamento. Cambia il mondo e abbiamo necessità di tutti i tipi di essere competitivi con il mondo. Abbiamo visto che nella crisi economica le aziende che hanno avuto un'attività anche all'estero hanno avuto modo di affrontare con minore difficoltà la situazione di crisi che coinvolge il Paese e l'Europa.